Prendo la parola per Stefano perché è stato veramente eccezionale la disponibilità che ci ha dato fin da subito e l'entusiasmo e la carica che ha dimostrato sia nello spogliatoio che in campo fin dal primo giorno. La sera in cui gli abbiamo chiesto se aveva voglia di prendersi questa responsabilità, di seguire la squadra in questi giorni, intanto che si chiarissero le situazioni, e mentre era nel mio ufficio, sulla mia scrivania, aveva già cominciato a segnare i nomi per ipotizzare una formazione che aveva in mente, e ha detto che voleva andare a casa subito perché voleva andare a vedere le partite dell'Ancona. Quindi devo veramente ringraziarlo perché è stata una nota molto positiva e che ha dato un subito entusiasmo. Ecco, Un lui personaggio veramente trascinante. non nascondo nulla, a dimostrazione di come la società in questo momento si stia muovendo con trasparenza anche per i giornalisti, perché Ferrari ha detto ci stiamo prendendo tutto il tempo per fare la scelta ponderata, e Morrone ha fatto capire che lui sapeva di già che fino a domenica comunque ci sarebbe stato lui. Questa è dimostrazione di come. Anche perché è successo tutto martedì sera, quindi c'erano 2 o 3 giorni per far allenare la squadra, quindi la sta preparando lui, era corretto fino a sabato lasciare, dargli questi 4 giorni. Beh, stiamo parlando di un altro grandissimo professionista, non per Assolutamente. niente uno dei capitani storici del Parma. E poi speriamo trasmetta anche soltanto un decimo della grinta che lui metteva in campo, perché è davvero sanguigno, ma sanguigno nella maniera giusta, e quindi potrebbe fare davvero bene a questa squadra.